nonna di Neon ha parlato, ha emesso il proprio verdetto, sorteggiando i gironi per la prossima Europa League. In questo video la redazione di Laziopolis ti presenta le avversarie della squadra biancoceleste. Il Nizza, avversario complicato, appena eliminato nei preliminari di Champions League dal Napoli. Non inganni però la doppia batosta subita da Mertens e compagni, perché la squadra rossonera sa fare male. Lo ha dimostrato lo scorso anno in Ligue 1, dove per un lungo periodo è stata ambetta la classifica, merito del bel gioco e di una rosa composta da elementi di qualità. Come non partire da Mario Balotelli, fiscato nel ritorno con il Napoli, maturato di 17 reti lo scorso campionato, è riferito con i colori rossoneri addosso. Sarà lui il nemico numero uno per la Lazio. Ma non solo, perché il Nizza può contare su elementi del calibro di serie, talento che piace a mezza Europa, divertente ed efficace. Inizia allo specchio del suo allenatore, quel Lucien Favre che in estate era vicino al passaggio alla Borussia Dortmund. Per il tecnico svizzero non sarebbe stata la prima esperienza tedesca, perché in passato ha già allenato il Borussia Mönchengladbach, dove ha lanciato giovani del calibro di Reus ed Ovedes. Dalla terza fascia è arrivato lo Zulte Waregem, club belga che dal 2005 milita nella massima divisione e che nel 2006 ha vinto il suo primo trofeo, la Coppa Nazionale. L'allenatore Frankie Duri, ex tecnico del Gent e della nazionale Under 21 belga, è abituato a lavorare con i giovani, infatti l'età media della rosa è di 24,5 anni. In porta c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Nicola Leali, in prestito dalla Juventus. Due curiosità, lo Zulte non ha mai affrontato un'italiana ed è stata fondata nel 2001, dopo che la Lazio aveva già vinto due scudetti, la Supercoppa Europea e la Coppa delle Coppe. Sorteggiata il Vitesse, primo pensiero, poteva andare meglio, vero, perché la squadra olandese non è da prendere sotto gamba, avversario ostico, che lo scorso 1° maggio ha vinto il primo trofeo in 125 anni di storia, alzando al cielo la Coppa d'Olanda. L'allenatore Henk Fraser può fare affidamento su elementi di qualità come l'attaccante Tim Matavs, che abbina all'esperienza uno spiccato senso del gol. Il Vitesse può fare inoltre affidamento su una lunga schiera di giovani, 4 arrivati dal Chelsea. Menzione d'obbligo per il giovane Mason Mount, trequartista classe 99 con un grande futuro davanti a sé.